Comme ma nouvelle cousine. Comme ma nouvelle cousine. Comme ma nouvelle cousine. Comme ma nouvelle cousine. Buongiorno e benvenuti alla Peppe Nouvelle Cousine. Oggi vi parlerò delle migliori farine per fare il pane e dei diversi tipi di panatura. Cominciamo dal pane. La prima farina che vi presento è quella di frumento. Può essere più o meno raffinata, tipo 0, 00, 1, 2. Questa farina lascia una crosticina bella croccante all'esterno e all'interno una molica morbida, insomma molto buona. Per fare il pane si possono usare però altri tipi di farina. La farina di grano duro per un pane più rustico, la farina di mais che è quella della polenta, la farina di farro, di soia, molti cereali. In aggiunta all'impasto si possono aggiungere ingredienti come il latte, le patate, l'esse che conferiscono al prodotto finale delle caratteristiche particolari come morbidezza e consistenza. Passiamo ora ai diversi tipi di panatura. La panatura migliore per i miei gusti è quella della farina di mais, perché fa una crosticina più croccante e saporita. La seconda panatura che presento è con il pan grattato. Ha un gusto diverso, più delicato ed è lo stesso croccante. Infine c'è l'impanatura con la farina. Questa fa una crosta sottilissima che quasi non si sente. Ricordatevi che per impanare bisogna far passare il cibo nell'uovo sbattuto o nel latte per far attaccare bene l'impanatura. Per oggi è tutto. Continuate a seguire la Peppe Nouvelle Cousine.